Arisa, la giovane Arisa che forse vuole mettersi su una brutta strada, la giovane Arisa, ma per fortuna che c'è Serafino Massoni, perché io la salverò, la giovane Arisa. Ma perché? Che succede? E leggo su fanpage un potente articolo dedicato tutto ad Arisa. E il potente articolo è del 31 gennaio 2022, se non vado errato oggi è il 1 febbraio 2022, quindi l'articolo è di ieri, 31 gennaio 2022. L'ha scritto Gennaro Marco Duello, titolo: La rivoluzione erotica di Arisa. Due punti, aperte le virgolette. Ora è Arisa che parla. Celebriamo questa femminilità che il cielo mi ha donato, chiuse le virgolette. E poi ci sono le foto di Arisa, le foto del suo corpicino, e le foto del corpicino. E poi ci sono anche, quasi parla di una relazione troncata con Vito Coppola. Io non lo so chi è Vito Coppola, ma c'è scritto così: una relazione troncata con Vito Coppola. Poi si parla di una rivoluzione erotica, il suo percorso di consapevolezza estrema della sua femminilità, e su Instagram infiamma cuori e menti, ispira lo sconvolgimento, sovverte gli equilibri, eccetera. Il messaggio di Arisa. Senti Arisa, poi qua c'è un articolo dove c'è scritto: pronta per un film erotico? Arisa commenta la domanda di Serena Bortone. Pronta per un film erotico? Ma senti Arisa, non ti vorrei mica buttare sulla strada del pollo, vero? Guarda che io Arisa, io su questo qua sai Arisa, lo vedi Arisa? E io sto spiegando alle belle e brave girl di non mettersi mai sulla strada del porno, perché la strada del porno è la strada che porta nella valle della disperazione, ma non disperazione in senso spirituale, in senso morale, disperazione in senso materiale, nel senso del solidum, la solidità, il liquido, la liquidità del denaro, dei quattrini. Perché oggi il porno è alla frutta, non lo dico mica io, sai. Cara Arisa, ma quante volte dovrò spiegarlo sul web? Che noi viviamo nella società liquida non ci sono più valori forti. E non essendoci più valori forti, le girls e le lady la danno via subito a tutti, gratis. Per cui nessuno ci va più a spendere i soldi per vedere i video porno. Internet by night pullula dei siti porno, uno li guarda gratis, poi uno non ha più neanche interesse a guardare i video porno, perché una vita pornosa se la fa in proprio, perché appunto, ripeto, nella società liquida le girls e le lady la danno via subito, gratis, tra l'altro gratis. Nella società liquida, cara Arisa, non ci sono più i valori forti. C'è un unico valore forte che è rimasto. Il valore forte che è rimasto nella società liquida è il liquido, il solido. Perché nell'antica Roma solidum era una moneta, per cui da solidum deriva solidarietà, solidale, eccetera. Arisa, cara Arisa, guarda, non ti mettere sulla strada del porno, casomai tu lo volessi fare, io non lo so, però vedo che siamo lì. Tu affidati a Serafino Massoni, Arisa, affidati a Serafino Massoni. Io ti faccio prendere una bella, cioè ti aiuto a laurearti in materie letterarie o in storia e filosofia.
poi ti faccio fare un bel concorso, ti faccio diventare professoressa di qualche liceo, di qualche liceo in Italia, perché io, Serafino Massoni, sono questo qua. Per l'appunto sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici. Poi ho fatto un pubblico concorso, sono diventato preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici. Ora opero su YouTube e su YouTube ho la bellezza di circa 11 milioni di visualizzazioni. Pensa, Risa, che io ho presto, fra qualche giorno compio 82 anni, eppure su YouTube ho circa 11 milioni di visualizzazioni. Ho scritto tante opere, Risa. Questa è la mia ultima opera, cara Risa, cara. Tu affidati a me, io ti faccio laureare e poi, ripeto, ti aiuto a laurearti, poi ti aiuto a vincere un pubblico concorso scolastico, ti faccio diventare professoressa di ruolo nei licei classici e scientifici, capito? E dove c'è la certezza della continuità, perché nel mondo del porno non c'è la certezza della continuità, nel mondo del porno c'è la certezza di andare a finire a mangiare un piatto di minestra alla Caritas, capito, Risa? Poi, cara Risa, in calce a questo mio video, cara Risa, tu fammi sapere qual è il tuo preciso recapito postale ed io, a mie spese, ti farò pervenire gratuitamente una copia di questo mio ultimo libro, che è un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich. Capito, Risa? Io ti voglio bene, ti voglio salvare. Non voglio che tu faccia una brutta fine. La brutta fine sarebbe quella di finire in miseria e poi di andare a mangiare un piatto di minestra alla Caritas. A te, Risa, cara Risa, a te, Risa, e a tutti voi, cari amici, tanti cari saluti dal marinaio delle Antille.